Nel mondo degli studiosi di buchi neri c'è un gruppo di ricerche, capitanato da Tomer Shenar, che finora ha per lo più dimostrato l'inesistenza di buchi neri precedentemente annunciati da altri team. Come lo stesso Shenar ha però ricordato, per la prima volta il nostro gruppo si è riunito per discutere la scoperta di un buco nero, invece di eliminarne uno. Stiamo parlando di un buco nero scovato all'interno della nebulosa Tarantola, che fa parte della Grande Nube di Magellano, una delle galassie satellite della Via Lattea. In particolare, questo buco nero, di massa stellare, è del tipo dormiente, ovvero emette livelli bassissimi di radiazioni X, che poi sono le radiazioni con cui generalmente i buchi neri vengono scoperti. Ciò accade perché il buco nero interagisce molto poco con l'ambiente circostante. Un altro aspetto interessante della scoperta è l'assenza di una qualunque traccia della stella che ha generato il buco nero stesso. Sembra essere completamente collassata, senza alcun segno di una precedente esplosione, ha ricordato Shenar. Questo buco nero, il primo extragalattico, è stato scoperto orbitare intorno a una stella massiccia grazie a 6 anni di osservazioni al Very Large Telescope dell'ESO, lo European Southern Observatory.